culo! Ciao ragazzi, ciao a tutti, sono Ing215, siamo qua ospiti di Gaming Tonight per sbustare la busta. Esatto ragazzi, bustiamo la busta. Dentro siamo già pronti con la scatolina per le carte inutili, con delle bustine palesemente froce. Tra l'altro le devo ricomprare perché sono belle. Noi sbusteremo oggi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bustine di Igas e 2 box di Ezco. Ragazzi, perché? Perché? Ragazzi, dopo il lockdown, giustamente, le fumetterie, i negozi hanno subito una perdita enorme. Quindi compriamo italiano, compriamo dalle nostre zone, non usiamo TGC o cazzate varie. Bustiamo, compriamo e facciamo felice magari a gente che in questo momento, come in quegli altri 2 mesi, ha avuto tante spese ed è stato inculato dal governo. Bene, io penso che non troverò niente in queste bustine di IGAS. Noi quante IGAS abbiamo sbustato? Tantissime. Un gravity controller, non si sa mai. Magari sbustiamo l'altra punto pecora, visto che l'ultima volta che abbiamo sbustato IGAS abbiamo trovato punto pecora. Manco a dirlo! Manco a finire la frase! Subito! Punto pecora! I tempi comici di questa cosa sono fantastici. Già con punto pecora va bene. I tempi comici sono stati fantastici. Sono stati fantastici. Di nuovo Perpetuo. Vaffanculo Perpetuo. Ti metto da parte perché sei la moglie di Cheris. Noi imbusteremo soltanto le carte che si possono... le money card, tra virgolette. Rinascita ai geni, puttana te varie. Non ci interessa. Però la punto pecora, io ho sbusto solo punto pecora questa espansione. Punto pecora e pirati, ma niente. Non troveremo manco quello. Ultima bustina, per ora, 7 bustine e una punto pecora. Meglio di un calcio in culo è andato. Va bene, abbiamo trovato una punto pecora. Almeno qualcosa l'abbiamo trovata. Prima box di codice dell'eternità. Ragazzi, voglio ringraziare lo sponsor di questo video, me stesso, perché senza me stesso non avrei potuto comprare tutta questa roba. Quindi di aprirli entrambi perché sono fighi, vederli aperti. E vediamo un po', li iniziamo da destra o da sinistra? Chissà. Tanto magari li apri. Oh, questi box ovviamente andato a buttare perché io detesto avere i box. Bene, prima bustina ragazzi, e la prima è bello, e niente, valoroso squalo lanciere. Beh, uno che si non mettiamo da parte, sono tutti, noi dovremmo mettere da parte gli antichi guerrieri perché noi abbiamo una base, quindi gli antichi guerrieri ce li mettiamo tutti da parte, così. Tra l'altro qua c'era una magia degli antichi guerrieri, una trappola, perché le trappole degli antichi guerrieri sono abbastanza rare da trovare. Dispositivo usa e getta, o tutt'altro. Ah, questo qua sì, questo da tenere. Il bottino, plan del patrono, qualcuno potrebbe pure cercare. No, iniziamo da... facciamo destra contro sinistra. Destra contro sinistra, ragazzi. Per ora non abbiamo spostato un cazzo, ciclo della battaglia, espressione link, parallel exit è sempre da tenere, perché parallel exit Nemesis, seguito buono. E poi il Nemesis ce li troviamo, ce li teniamo da parte, dai, teniamoci da parte i Nemesis. Anche le dive, ma sì, teniamoci da parte anche le dive, quindi pirati, antichi guerrieri, Nemesis e dive. Così magari facciamo basi. A chi mi dice, ecco pirati, a chi mi dice che non mi gusto le sbustaggio, non è vero. Un'altra di questa, è la seconda che becchiamo di questa. È la seconda. Marincipessa, no, questa è una marincipessa. Sì, che è la marincipessa. Squadra post, danno, non sarà niente, mare profondo, quindi sì. Controllo bottino, antichi guerrieri. Allora, controllo bottino e antichi guerrieri. Resto, merda. Per ora non abbiamo sbustato niente. O niente. Questi sono Link, quindi ce li mettiamo da parte. Per i bambini, tavolette super pesanti, Mister. Per la bassa.
Sì, Nemesis, va bene, il drago del tuono, ce lo teniamo, il drago del tuono. Prisma di equipaggiamento, no. Spedizione bottino. Gokui. Quello lanterna. Senti, Gokui, ce li teniamo da parte perché potrei dargli qualche bambino. O a Paolo. Bene, per ora il lato destro ha fatto abbastanza schifo. Ha fatto veramente schifo. Premici, malici persa, per niente, codice gioco zero, fare il Brexit. Regno rosso. Seguto, lo spruzzo. Minchia! Una povertà di bustine! Una povertà di bustine assurda! La signora della menta cosa si tiene? Cosa si tiene assolutamente? Ma l'incipese, l'inclusione link, l'incomposto del marchio, questo qua si tiene perché è forte. Minchia, una moria! Cioè manca una ultra nella parte destra. Ahi? Dove stanno gli ahi? Qua. Un altro controllo, un altro Ignister, Dipsy. Salama! Salama common! Quasi quasi mi tolgo quelli super e gioco quelli common, guarda. Sì, ma una carta foil potrei anche... una carta... ecco, Pilota Unione, che non è male, non è male, poteva andare molto peggio per una ultra. Pirata Fantasma, non c'entra con il Pirata Fantasma, però, sì, ovvio. Questo qua, secondo me, non serve andare a cercare di avere... in teoria, fa sinergia, diciamo. Il Pilota Unione, che adesso dobbiamo mettere in bustina, questo qua è forte come carta, ne stende abbastanza decente. Il problema è che, avendo trovato questa ultra, troveremo una ultra magari più remunerativa, mettiamola così. Intanto continuiamo a non trovare un cazzo. I megalici ormai non li teniamo più. Non lo rompa nessuno. Cioè, le abbiamo vendute. Entrambi. Oh, nulla. Nulla, un supporto infernale che si tiene. Un pink. Lo scorso, sai anche di guerrieri. Ok, lato destro c'è stata una ultra e basta, il resto fuffa. Lato destro fuffa completamente. Mamma mia! Ahi! Anche di guerrieri. Cazzo fa questo? Vabbè, ce lo teniamo. Super. Non mi va di leggere. Quindi siamo tutti per il lato sinistro a sto punto. Lato sinistro. Sarai fortunato? Speriamo di sì. Niente. Allora, sì, una passeggiata ma dolce, quindi tieni perché ma dolce vanno a cacare. Vanno cagarmente forte. Sono cagarmente forte. Quindi però una ultra e basta. Niente secret. Cioè, boh, ahi, sto iniziando a sudare freddo, sinceramente. Sto iniziando veramente a sudare freddo. I Nemesis, non tanto che sono abbastanza rari. Rainbow Zoo. Che carino, Rainbow Zoo. Brutta storia, ragazzi, brutta storia. Sto sudando freddo. Un'altra ultra scena tra Gonzella. So già a chi darlo. Non è male, comunque ho visto che sta con 4-5 euro. Meglio di niente, meglio di un occhio, per le ultra ci è andato bene, per le ultra. Le ultra ci sono andate bene. Adesso sta a vedere i secret, quello è il punto. Le due secret spero che siano decenti, perché ci sono delle secret che non vado proprio un cazzo. Io spero di trovare un accesso tour perché mi serve la Kai. Niente, non è che l'ho pronunciato, in teoria dovevi darmelo, dai. Peccato. Dai, un accesco che sarebbe bello, dai, mi hai contentato sul punto pecora. Mi hai contentato sul punto pecora. Elia è buona. Un altro bottino. Ma questi sono già usciti. Super. I tuffi fegato. E niente, speriamo, ci sono rimaste un po' di bustine per le secret. Girsu! Por Girsu! E vai, Girsu! So soldi, Girsu! Girsu vale un bel po'! Girsu vale un bel po'! Girsu, va bene! E
so già pure chi se lo deve comprare. Girsu va benissimo, non sono per niente scontento di aver visto il Girsu. Sono 40 euro, 50 euro di carta, non mi ricordo bene però. Antichi guerrieri, Marincessa, chi se ne frega. Prego, tanto voi non puoi. Beh, questo boss almeno ci ha dato... Non dico che ci siamo ripresi a pieni soldi, ma per ora quasi. Tanto con cui, un Nemesis. Niente. Ma questo si gioca, questo ho visto che si gioca. Ho visto in qualche FTK, passo queste varie poco 10.000 passo. Buono, il boss degenerator so anche a chi darlo, ovvero Geno. Ci sono tre ultra, brutta storia, non è che mo ti dà una secret in meno. Non mi piacerebbe ricevere una secret in meno. Non so, io mi ricordo che sono due ultra, o sono quattro ultra e due secret, o sono due ultra e... No, in realtà sono quattro ultra e due secret. Minchia, sono rimaste due bustine, quindi... Cioè, se non esce qualcos'altro, brutto. Se non esce qualcos'altro è comunque brutto, una sola secret in un box. Sarebbe bruttissimo vedere una sola secret in un box. Mamma mia. Una sola secret in un box sarebbe brutto. Mi sa che ci accontenteremo di una sola secret. Perché non sta arrivando altro. Non sta veramente arrivando altro. Mare profondo. Grata. Antichi guerrieri. Speriamo ci sia una... Cioè, una secret in un box è una ladrata. Una secret sola in un box è una ladrata. Cioè, ce ne sono due secret a box. Una secret in un... Ah no, questa è secret. Area del mare profondo. Mi è andata... È una chiavica, però... Senti, almeno metà del box l'abbiamo recuperato. Grazie a Girsu, sinceramente. Quindi non ci possiamo troppo lamentare. Bustiamo queste due. Chissà quanto sta area del mare profondo. La decima sta quando ci vediamo aggiunge un mostro serpente marino di livello 4. Wow, fighissimo. E speriamo che Loki stia qualcosa. Cioè, il dragonzello stia qualcosa. Iniziamo con la parte destra. Di nuovo, quindi la parte sinistra ha vinto a mani basse, vinto decisamente a mani basse. Ok, iniziamo subito con niente, con Ritenta sarei più fortunato, ma veramente, Ritenta sarei più fortunato, sì, lo metto a contare. E tenuto una bustina, magari porta fortuna, e io voglio un Access Talker però, cazzo. Io voglio distigamento fusione, quindi non sarà di questa, non farà niente, ti giuro. Una ultra sprecata, peccato. Una ultra totalmente sprecata. Tutta storia, tutta storia. Distigamento fusione. Penso che non sia manco un euro quella carta. Nemesis, i Nemesis sono difficili da pullare. Mi devo fare un euro uno. Tutti i due box ne trovi pochissimi. Devo fare una sua. Provare. Anche il tipo guerriero. Non trovo un bottino. Proxy. Intanto, un Bomberman Pallotto. Dai, voglio un Accesso Torre però. È una prismatica. Sarei molto felice di ricevere una prismatica. Situazione strega artigiana. Cazzo se la fa strega artigiana, però. Sto cazzo di spiegamento fusione. Cioè, 3 ultra e 2 secret stanno in un box. Bene. Mister. Veramente ho trovato altri mister. Ma lo provo, Un altro di questi qua, un altro di questi qua. Ovviamente per i camion spenti ti dirò meglio. Un'altra vita. Orgoglio, un altro guerriero. Stavo del tuono, Flint, ma è sempre pensato non si ricompre il suono. Ouki, stavo del tuono, Marincessa, Tecuto, Mago Spruzzo. Cioè, ad esempio, Mago Spruzzo è l'altro mago, va tutto nel malocco AI, mister, però. Nemesis. Arch Nemesis Estacos, che sarebbe il boss monster del mazzo. Sperando sia qualcosa, ma tutto fortemente, sinceramente. Cioè, Estacos non penso sia qualcosa. Per le ultra non ci sta andando bene. Non ci sta andando bene. Se sta a 4 euro, se può deve stare qualcosa, tutto
mazzifuoco. Non puoi evocare, se ne accetta mostri fuoco, fortissimo. Mago spruzzo. Vi dico, quanti maghi spruzzi con la magia di cercata bruciante, va dritta dritta in vulcano. Cercata bruciante. Bla 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 bla, mago proxy. Niente, il lato sinistro e il lato destro è stato deludente in tutte e due box. Ultimo round. Vediamo un po' se scura pescata bruciante, non mi lamento. Oddio, che cosa? Non mi lamento per niente. Qual è il Francesco Talker? Valoroso lanciere, questo va qua. Dragon 1 lo stiamo tenendo, Nemesis. Fare Black Seed. Niente, oh! Ci stanno facendo attendere, ma ancora sì che è una ultra. La ultra è uscito il draghetto che devo venderlo subito perché tra poco non servirà più a niente visto che verrà bannato quello stronzo di True King. Però, amen. Amen. Devo venderlo il prima possibile. L'Archetis. Una ultra buona, non mi posso lamentare. Sono le altre due ultra che fanno peccare. Profondo. Ovviamente tutte le carte in 3 perle devo togliere, cioè le carte più di 3 perle devo togliere perché non ho due basi. Goku, un altro strega artigiana, mare profondo, un altro di questi, Nemesis, sparare l'exit, Goku. Poi non so se quello è già uscito, ma non mi interessa. Un altro di questi, strega artigiana. Oh, c'è Scott Talker! Tu vai dritto dritto in Akai, dritto dritto in Akai, senza passare dal via. Senza passare dal via vai dritto dritto in Akai. Anzi, giusto per farvi capire. Dritto dritto in Akai, intendo proprio dritto dritto in Akai. Ah, sì? Da quanto tempo non prendo in mano sto mazzo? Anzi, intendo. Vedi qua dove sta l'extra deck? Ti ho lasciato proprio lo spazio. Ti ho lasciato proprio la bustina. La bustina è quella qua. Francesco Talker, vai, entra qui dentro e non lasciare mai il mio bellissimo mazzo, grazie. Bene, non avete visto niente, Francesco Talker non lo do, tutto il resto che sta facendo lo do molto volentieri. Continuando, abbiamo preso l'unica cosa che mi interessava da spostare nel box. Sinister è quello forte, tra l'altro. È la prima che spostiamo. Short print, question mark, artigiano, nave. Artigiano, come cazzo si chiama? Mettiamo delle bustine a questo. Oh, Archetis. Non si apre la bustina, perché sta pronta. Le pescate bruciante le mettiamo qua. Tanto qua c'è la monnezza che però cresce. Ma ancora Secret! In queste 5 bustine deve uscire la Secret o una Starlight. Un'altra Ultra, avanti di peso. Per in cingoli, quindi inutile. Vabbè, un Ultra bonus perché prima non l'abbiamo trovata la Ultra, in più. Però, continuo. Ehi. Non l'abbiamo trovata prima un'altra Ultra, avanti di peso. Va bene. Infiniti incingoli. Spero di trovare nella Secret a sto punto. Polizia del vuoto, fare l'exit, notturno, coso. Niente. Spero ci sia la Secret a sto punto. Sarà l'ultima bustina come l'ultima volta? Un invoked, ci sta un invoked. Anche se non penso si giochi. Però va bene. Due bustine. Penso che non la troverò l'altra Secret. Invece l'ho trovata, Gizmo e Kuka. Beh, mi chiede un pugno in un occhio. Avevo buttato una monetarda a box. Il resto è stata una carta di niente. Qua dentro ci sarà la Starlight. No, però c'è un Nemesis che c'è il print, a quanto pare. A quanto posso constatare che c'è il print. Ergo ragazzi,
Prendiamo base antichi guerrieri uniti, altre parti tutte le carte antichi guerrieri usciti in Igas. Vendiamo una base Nemesis. Vendiamo Dipsy Diva ovunque. Ah, tra l'altro no, l'abbiamo trovata la quarta ultra, c'è cioè Dipsy Diva. C'è la Dipsy Diva, giusto. E niente, tutto quello che vedete le vendiamo. Le vendiamo. Escatos. Cazzo che vai. Quindi da IN215, mi raccomando. Grazie di tutto e ci vediamo, come sempre, nel prossimo video. Merda.